Assessore, allora annunciati, programmati e adesso in via di esecuzione questi lavori di bonifica. Sì, ovviamente noi come Comune di Fano cerchiamo di dare l'assistenza massimo a questo cantiere che è in corso, abbiamo concordato delle date che a questo punto credo che potranno essere rispettate, ovviamente dipende dalle interferenze che troveranno, ma al momento tutto fila liscio, almeno sembra, e i lavori sono in corso, sono iniziati una settimana fa e abbiamo concordato con la ditta una fine prima dell'inizio della scuola, dei lavori sicuramente quelli più diciamo pesanti, tra virgolette, quelli più invasivi, e quindi crediamo di poter mantenere questo programma. Ovviamente noi come comune seguiamo e diamo tutta l'assistenza necessaria alla ditta che sta comunque eseguendo i lavori in autonomia dentro un'area che è stata data in concessione per l'ex distributore dell'AGI, quindi piena collaborazione da parte nostra, da parte di ASET SPA, che è l'azienda comunale che si occupa anche del servizio idrico integrato, e quindi tutto prosegue per il verso giusto. Materialmente cosa devono fare? Portare via i vasconi? Adesso cosa stanno facendo? Ci sono degli scavi in atto? Sì, credo che porteranno via i vasconi che contenevano i carburanti e quindi poi livelleranno il terreno, e dunque è una bonifica ambientale a tutti gli effetti, che però non presenta sorprese particolari. Verranno fatti anche dei carotaggi, dei campionamenti del terreno? Assolutamente sì, questo almeno ci risulta, per verificare che tutto vada per il verso giusto, che anche post operazioni sia tutto entro la norma e quindi tutto pulito e a posto.